Salve, bentornati a Lavori in Corso. Vediamo subito dal nostro sommario di che cosa parleremo questa settimana. Mobilità ferroviaria, i sindacati presentano una petizione in regione. 60 anni fa nasceva la CISL, un anniversario importante e ricco di celebrazioni. Qual è il rapporto tra migranti e territorio? La parola a due giovani immigrati di seconda generazione. Città, ma anche quartieri e comunità al centro dell'incontro CISL in occasione del sessantennale. E infine il sindacato aiuta Haiti, ci racconta l'esperienza di Scott Marche. E partiamo subito allora con il primo servizio. La mannaia sul sistema ferroviario regionale è scattata da tempo, ma le conseguenze si accusano ancora oggi. I sindacati compatti hanno risposto alla questione raccogliendo una serie di firme e presentando una petizione in regione. Una petizione contro le fermate soppresse dal gruppo Ferrovie dello Stato. È l'iniziativa promossa da CGIL e CISL, associazioni consumatori e Legambiente, presentata nel corso di una conferenza stampa. Una mobilitazione contro una scelta inaccettabile. Lo dicono chiaramente Mario Canale, segretario regionale CISL Marche, e Massimo Talenti della FIT CISL Marche. Il gruppo Ferrovie ha deciso in maniera unilaterale la soppressione ultimamente di ben 17 fermate, quindi questa soppressione penalizza fortemente le Marche. Per questo abbiamo deciso di fare questa petizione per chiedere a Gruppo Ferrovie il ripristino delle fermate soppresse. La soppressione delle fermate, secondo me, è l'ultimo evento di una disattenzione, diciamo, in maniera più, diciamo, purgata nei riguardi del servizio ferroviario e soprattutto del servizio pubblico. Era il 1950 e nasceva in Italia il primo sindacato di matrice dichiaratamente cattolica, la Confederazione Italiana Sindacale dei Lavoratori, la CISL. Diverse sono le iniziative che rientrano nella celebrazione del suo sessantennale. La prima di queste, organizzata ad Ancona, mette in evidenza il rapporto tra la città e la comunità dei migranti. Sentiamo. Una foto chiara ma non sempre veritiera. Affrontare la questione immigrazione sotto la lente talvolta deformante della sicurezza potrebbe fuorviare. E allora, per favorire i processi di integrazione, diventa fondamentale il servizio delle associazioni come ANOLF, nata nel 1989. Per aiutare i migranti a trovare un minimo di accoglienza ma anche di orientamento nella società nuova, per far sì che lo straniero non si senta fuori luogo e anche per creare una società accogliente e anche pieno di diritti. Oltre la sicurezza, concetto forte per la CIS che lo aveva già sottolineato in occasione della manifestazione nazionale del 10 ottobre scorso, organizzata con il SIULP, ribadendolo poi nei giorni scorsi con Un Mondo nella città, l'evento organizzato in collaborazione con ANOLF e dedicato ai migranti, un'occasione di riflessione complessiva. Credo sia necessario riflettere su alcuni elementi di fondo. Chi è questa persona che viene? Perché viene? Da dove viene? Cioè, vorrei che si partisse cioè dalla persona umana. Io penso che la situazione ad Ancona sia una situazione tutto sommato positiva, perché di irregolari non ne sono tantissimi, la maggior parte sono regolari e quando sono regolari non c'è un indice di criminalità maggiore. Noi vogliamo celebrare la nascita del sindacato nuovo, che è la CISL, proprio con una serie di iniziative legate anche al territorio, alla nostra attività nel territorio. Abbiamo pensato di partire proprio dal mondo dei migranti, perché la CISL di Ancona si trova tra l'altro in un quartiere multietnico, diciamo, dove la diversità può essere una risorsa. E allora vogliamo innanzitutto conoscerci, dialogare con le comunità che sono presenti nel territorio, offrire l'occasione di un dibattito pubblico, di un'interlocuzione anche con le istituzioni, sarà presente il sindaco e sarà presente anche il questore, proprio per vedere come si possono tenere insieme la legalità, la sicurezza, ma anche l'accoglienza e l'integrazione. E proprio in occasione dell'appuntamento organizzato dalla CISL di Ancona abbiamo ascoltato l'esperienza di due giovani immigrati di seconda generazione, ovvero cresciuti sin da piccoli qui in Italia. Io non ho avuto nessun tipo di problema con i miei amici, mi sono integrato facilmente, ho avuto, diciamo, la pazienza di altre persone nell'ascoltarmi, nel comprendermi, diciamo così. Io mi sono integrata bene, però ecco,
persone che hanno cercato di trattarmi male non sono mai mancate. Però ecco, come ho detto prima, mi hanno aiutato a diventare più forte, a diventare impermeabile a certe offese, farmi scivolare via. Dopo, sempre ecco, persone che ti aiutano, che ti sostengono, non mancano mai. Quindi posso dire che adesso, quando entro in classe, adesso, io mi sento di appartenere a questa comunità.